Come può un uomo non sapere di essere in anticipo? Ma dove cazzo sono tutti? Avevo detto le 8:30, sono già le 6:05. Dove cazzo stanno, porca troia? Come può un uomo non sapere di essere Zorro? Mi sono sempre vestito di nero perché mi piace la musica ad ar, sai, tipo Cure. E invece ero un coglione messicano a cavallo dell'Ottocento. Come può un uomo non sapere di essere tabagista? Ho fumato 2 pacchette di Lido al giorno per 30 anni, ma per sbaglio. Poi un giorno ho letto su Facebook che era un vizio. Allora sono passato al crack. No. Nessun sospetto. Non pensavo mai. Nessun dubbio. Mi sembrava tutto normale. Nessun sintomo. Oh, stavo bene, eh? Fino all'ora della verità. Non sapevo di essere qualcosa quando la televisione ha finito le idee. Geppo Ciolla al Vento è un mite avvocato di Viterbo che nel tempo libero spinge i disabili e si tiene in forma in una palestra di CrossFit. Sinceramente mi è sembrato sempre strano che si presentasse in palestra con un completino color carne muschiato sul pube. Più di una volta gli altri allievi si sono lamentati di sentire come un rumore di salame, ecco, sbattuto su un albero durante gli esercizi di salto. E anche di goccioline di urina volanti, sì. Ma ho pensato che il signor Geppo avesse in tasca un metronomo per andare a tempo e che sudasse molto. Un giro ristretto di amici e parenti e una solida routine fanno di lui un membro conosciuto e rispettato della sua comunità di provincia. Ma sono stato alle superiori con Geppo e a parte un po' tanti peli sul foglio protocollo e questo forte, forte odore di coglioni trifolati, non avevo mai notato niente di strano, insomma, sai, siamo ragazzi, mai proprio niente proprio. La vita del Ciolla al Vento è dunque incanalata in una sostanziale mediocrità come quella di ognuno di noi. Ah, bene. Quando un giorno, durante un'udienza in tribunale, il legale della controparte solleva un dubbio sul suo decoro come rappresentante della legge e come uomo. Io non sono uno di quei bacchettoni che vuole gli avvocati in toga come nei telefilm americani. Però mi sembrava indecoroso che un principe del foro venisse in aula indossando solo un perisoma a forma di elefante guercio. Quindi mi avvicino, ci do una boccata e tac, ci avevo ragione io. Non era un perisoma, aveva proprio il cazzo di fuori quel pervertito. Geppo Ciolla al Vento infatti non sa di essere nudo. Ma come può? Ma non è possibile. Una disfunzione ereditaria dell'epidermide che rende il suo corpo privo di abiti dalla nascita e in qualsiasi contesto formale ed informale. Anche noi, tutti. Anche in chiesa. Mi sembrava strano che d'inverno avevo sempre freddo e quando mi sedevo sull'autobus il culo mi faceva l'effetto ventosa sul sedile. Però sono uno che non segue le mode, cioè chi se ne frega di un coccodrillo sulla polo quando c'hai un capezzolo? Giusto, in effetti. Nonostante il riserbo chiesto dalla famiglia sconvolta, la notizia della sua nudità finisce su tutti i giornali locali. Geppo perde il posto di lavoro, la sua spilla di capo scout e i disabili lo denunciano per aver riappoggiato il cazzo in testa. No. Essere nudi al giorno d'oggi è un casino, non è come nel paleolitico. Sono andato a vivere in mezzo alla strada, ma è difficile, ti rubano tutto. Cioè, se sei nudo puoi nasconderti le chiavi della macchina nel culo, ma un sacco a pelo no. Sì, in effetti. La vita di Geppo Ciolla al Vento sta per finire in tragedia, come peraltro sarebbe giusto nel caso di mostri come lui. Ma no! Quando, inopinatamente, accade il miracolo che svolterà la sua vita. Un giorno passo da un vicolo e vedo una roba strana, pesa su un filo. Una cosa che mi hanno detto che si chiama vestaglia. La rubo, ma siccome non sapevo dove nasconderla, me la metto addosso. Com'era morbida! A quel punto la gente ha smesso improvvisamente di tirarmi le pietre. Ho capito subito che ero guarito. Cazzo, ero guarito!
Oggi Geppo Ciollalvento si apposta fuori dalle scuole elementari e si spoglia davanti ai bambini. No. Ma no. Grazie a quel farmaco sperimentale chiamato Vestaglia, a parte i colpi di taser della polizia locale, non si scotta d'estate e non prende i geloni d'inverno. Un'altra splendida storia a lieto fine. Un'altra conferma che ne usciremo migliori. Sì, ma no!